Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte, cioè l'ultima di Crash Team Racing. E oggi userò Polar per l'ultimissima gara, Slide Coliseum. Finalmente siamo arrivati all'ultima parte e si può concludere questo let's play, diciamo, sì. Queste gare, fatte così. Ok, iniziamo. No, ma hanno superato subito, schifosi. Ok, qua ho fatto subito di scorciatoia così. Ok, perfetto. Ho voluto usare Polar oggi perché è il mio secondo personaggio preferito dopo Crash. E boh, così. Finiamo sta gara e boh. E finisce finalmente anche il let's play di Crash Bandicoot. Piano piano ne sto finendo una alla volta. Ok. Vai così. E vai così. Perfetto, sta andando benissimo. Ok. Mancano due giri adesso. Ringrazio tutte quante le persone che hanno visto i miei video di Crash Team Racing. Ringrazio per gli iscritti, veramente siamo arrivati a 63 iscritti, per me va benissimo. Comunque se crescono non è che piango, cioè nel senso sono contentissimo. Quindi iscrivetevi e mettete mi piace. Ok, perfetto. Mi stacco da Crash, no, da Ceda Cortex, scusate. Abissale. Ok, perfetto. Come fa a raggiungermi il missile? Cos'è sta mafia? No! Perché non ha fatto usare la pozione bene? Shit. Dai, 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 corri. Raggiungere il missile? Ah, già che qua i missili, è vero, alla fine non si possono schivare in tanti modi, eh. Ok, perfetto. Schifoso di Cortex. Mi ha fatto epic failare nel primo episodio. Perfetto. Ah, poi la caratteristica di Polar è che ha una velocità bassissima, cioè tipo nei rettilinei, però ha un'accelerazione veramente potente. E tipo quando fate le derrapate così che guadagna turbo, ne guadagna tantissimi di più. E poi anche nelle curve è buono. Ok, dai. Grazie a tutti ragazzi per aver messo mi piace, iscrivetevi al canale e ai prossimi let's play. Ciao ciao.